creati per la gloria del tuo nome, redenti dal tuo sangue sulla croce. Proseguiva così stamattina l'inno dell'ufficio delle letture. Come potrà essere mai possibile che il sangue ci redima, ci salvi, anche se è di Cristo? Non poteva Dio scegliere un altro modo con cui redimerci? È come quando ci domandiamo, ma come è mai possibile che Cristo abbia scelto di farsi incontrare proprio in un'amicizia come la nostra, in una realtà come quella della Chiesa, così povera, così misera come siamo, come possiamo essere noi. Eppure noi, questa amicizia, anche il fatto che siamo cristiani, tutto questo nasce proprio da quel fatto, dal fatto che oggi la liturgia ci fa rivivere, cioè la morte di croce, senza del quale, senza questo fatto, non ci saremmo incontrati e non ci conosceremmo. È un fatto che nasce proprio per lo stupore di un Dio che ha dato la vita per me. Io mi ricorderò sempre, e questo lo voglio ricordare anche a voi, ma ve l'ho già ricordato in tanti altri modi, no? Quando andai a portare i ragazzi a Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, per fargli vedere le reliquie della Passione, dopo aver visto tutto, uscendo, una ragazzina, si è, adesso è sposata chiaramente, si è avvicinata a me e mi ha detto: ma quanto ci ha voluto bene, ma quanto ci ha voluto bene. A me quell'espressione lì, così semplice, ma mi ha sempre colpito, perché il Venerdì Santo è tutto qui, è un fatto. Ed è un fatto che noi non possiamo ridurre, tra l'altro. Anche Pergolesi, avete sentito, scrivendo questo Stabat Mater, proprio sottolinea quell'irriducibilità di quel fatto. Stava la madre sotto la croce, piangente, addolorata. Stava. E noi lo possiamo identificare, questo fatto irriducibile, come io lo posso identificare, per esempio, con il volto di mia madre, che è stato il primo fatto con cui Cristo si è avvicinato a me, e di tutti quelli che Cristo poi ha messo sulla mia strada. Voi siete gli ultimi in ordine di tempo. Eppure in tutti i tempi, e oggi è più visibile che mai, si è tentato e si tenta di ridurlo, come hanno fatto i giudei a quel tempo. Hanno cercato di ridurlo. Si riduce, lo riduciamo a discorsi, a regole, precetti, modelli, esempi, valori, e si tenta di metterlo dentro, di stringerlo, di imprigionarlo dentro un proprio pensiero. Si pretende di spiegarlo invece è irriducibile, è un fatto, vuol dire che ci sfida ogni volta, come ci sta sfidando per esempio questo Covid, ci sta sfidando, no? E con tutte le contrarietà della vita, ecco, Dio ci sta sfidando proprio con tutto questo. Per cui tutte queste cose, le contrarietà, il Covid, tutto quello, non sono disgrazie, sono sfide. Dio ci sfida con i fatti, non ci sfida con le chiacchiere, con le parole. Un concetto, un'idea, un precetto non sfida mai nessuno, perché è controllabile, è manipolabile. Un fatto non lo potrai mai controllare né manipolare. O lo accogli così com'è o lo rifiuti. Nello stesso modo con cui esattamente i giudei hanno rifiutato Cristo, mentre altri, i semplici,
l'hanno accolto. Sentendo questa sera il racconto della passione, io salta proprio in mente questo rifiuto. La prima cosa che viene, che risalta da questo racconto della passione, è il rifiuto di Cristo. Pilato che cerca di non rifiutarlo addirittura in qualche modo, ma i giudei che premono, crocifiggilo, il rifiuto. Allora si capisce come nasce la grande questione che dal fascino misterioso dell'Eucaristia di ieri, questo ci mette nel mistero del dolore del Venerdì Santo. Quel fatto, proprio perché è un fatto, può essere accettato o rifiutato, perché è irriducibile. Allora proviamo un po' a immedesimarci con Maria, sua madre, la Maddalena, frastornate proprio da questo rifiuto inaccettabile, inconcepibile. Si capirebbe il rifiuto di un delinquente, ma di un innocente non si capisce, no? Occorrerebbe seguire proprio i passi anche di questo fatto, proprio nel Vangelo di Giovanni, e sentire come è definita la grande divisione che l'irriducibilità di questo fatto ha portato nel mondo. Proprio perché un fatto irriducibile ha portato la divisione, ha spaccato il mondo in due. E quando noi diciamo il mondo, diciamo anche ognuno di noi, perché sia il bene che il male nel mondo, la radice ce l'hanno in noi. In noi c'è il rifiuto o c'è l'accettazione. E allora bisogna pregare davvero, domandare che la vita diventi fede nella sua presenza, cioè nell'irriducibile grande fatto della sua incarnazione. Perché tutto siamo tentati noi tutto di ridurre alla nostra misura. E questo Sant'Agostino già lo diceva al suo tempo al mondo culturale dominante di allora, che erano i pelagiani. Questa, dice, questa è l'orrenda radice del vostro errore. Pretendere di far consistere il dono di Cristo nel suo esempio, mentre quel dono è la sua persona stessa. Ma siccome tutto questo è ritenuto inconcepibile e irrilevante, riconoscere Cristo oggi vuol dire dividere. È stata la profezia che il vecchio Simeone ha fatto a sua madre quando portò Gesù nel Tempio, piccolo di pochi giorni. Egli è qui, disse Simeone a Maria, per la rovina e la risurrezione di molti in Israele. Una divisione. Così come divisione in noi stessi, quando la nostra meschinità entra in lotta con la grandezza di questo fatto di Cristo e quando l'istintività gretta delle nostre pretese viene in contrasto con l'evidenza della sua presenza e con la sua invadenza. Il Venerdì Santo ci fa guardare questa cosa inquietante e per la sua gravità terribile. Egli è rifiutato. Proviamo a pensare in noi a quante volte innumerevoli lo dimentichiamo, noi che siamo membra del suo corpo, parte della sua presenza, proviamo a pensare in noi la dimenticanza grande, la distrazione che invade le giornate, le settimane, i mesi, no? Possiamo pensare tutto questo tempo rifiutandolo, rinnegandolo, come ha fatto Pietro, o tradendolo, come ha fatto Giuda. E tutto questo arriva a farci paura. Il mondo lo rifiuta. Tutto il mondo lo rifiuta. Fateci caso. Il pensiero, la cultura del mondo lo rifiuta. Perciò quello che Sant'Agostino diceva contro i pelagiani del suo tempo lo si dovrebbe ripetere e lo potrebbe ripetere se fosse vivo oggi in un modo più drammatico e più vasto in questo mondo di oggi. Egli è ridotto a quello che l'uomo può capire,
che gli può tornare conveniente o che può sentire e giudicare utile, i valori comuni, no? Non dunque egli presente, irriducibile fatto presente nella mia carne tra di noi. La nostra amicizia c'è perché lo riconosciamo presente, e nell'istante in cui questa presenza non è riconosciuta, la nostra amicizia viene meno, si disgrega. E questo lo vediamo tante volte, lo possiamo vedere, riconoscere. Ed è per questo che il mondo è totalmente disgregato, perché lo ha rifiutato. Pensiamo alla coscienza che lui ebbe di questo, quando grida sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Immedesimiamoci con la coscienza che il cuore di Cristo ebbe di questo rifiuto, come quella sera in cui, guardando la sua città Gerusalemme, si mette a piangere. Tu, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti, tu che rifiuti Dio che ti viene incontro. Ma pensiamo con che animo doveva seguirlo, ha dovuto seguirlo sua madre, che invita noi a non perdere mai di vista questo aspetto del mistero di Cristo nella storia. Ma dobbiamo dirci un'altra cosa per svelare tutta intera la situazione, affinché ne possiamo avere ben coscienza, no? Ma perché Cristo è rifiutato? Perché è rifiutato in noi, nel mondo? Una è la risposta: perché è incomprensibile, perché è irriducibile alle nostre immaginazioni e ai nostri pensieri. Sì, certo, ma ultimamente non è solo per questo. È soprattutto perché offende l'orgoglio umano, perché contraddice quello che noi pensiamo, quello che al mondo pare piace. Siamo portatori di un handicap originale, che dicevamo ieri sera, no? Ma questo per il mondo è intollerabile. Il mondo, come ognuno di noi, è come ultimamente ottimista, ha una pretesa ultimamente ottimistica su di sé. Cosa si dice in giro, no? Se avverrà quello che noi immaginiamo, quello che noi pretendiamo, allora faremo, saremo, diventeremo. Cosa si sta dicendo adesso? Cosa si dice in giro in questa fase del Covid, no? Andrà tutto bene, no? Ci sono addirittura delle associazioni che si nominano così: andrà tutto bene. Il mondo ha un presuntuoso ottimismo su di sé. Non tollera questo handicap. Ha la pretesa di risolvere da sé il problema della vita, di sistemare tutta la vita. Questa è la pretesa del mondo. Ma da qui nasce la violenza in noi, perché quando non accade quello che è preteso, cosa facciamo? Ci ribelliamo. Diventiamo violenti, addirittura contro Cristo, contro il prossimo, contro tutti. Da qui nasce quindi la violenza del mondo. Dalla pretesa di sistemare il mondo nascono tutte le guerre, se ci fate caso, di ogni specie, da quelle giornalistiche a quelle delle bombe atomiche. Invece ciò che fa sorgere l'ordine del mondo è il mistero del Creatore. Cioè, come dice San Paolo, è in Cristo, in Lui, che tutto consiste. Per questo tale violenza si è tutta centrata sulla figura di Cristo, ha cercato e cerca di disfare, di distruggere la figura di Cristo. Ma perché tutto questo alla fine? Perché questa storia sua e nostra di allora e di tutto il tempo del mondo fino alla fine, perché le mie vie non sono le vostre vie, dirà Dio al profeta Isaia. Le mie vie non sono le vostre vie, perché questo è il cammino con cui il mistero del Padre ci porta a salvezza, con le sue vie.
È lui che ci porta a salvezza. E quindi lui usa le sue vie. Ma innanzitutto porta alla gloria l'uomo Cristo. Certo, è una grande gioia, delle volte sentire, io lo sto sentendo in questi giorni, in questi tempi, che questo cammino si afferma nella nostra vita e anche nella vita della nostra amicizia. La nostra storia è la strada con cui il mistero del Padre porta alla gloria Cristo e alla salvezza, alla felicità, ognuno di noi, uno per uno. Non salva il mondo, l'umanità, salva, sì, ma salvando ognuno di noi, ciascuno di noi. Chi crede in lui, nella storia, farà cose più grandi di quanto lui fece, lo dice anche lui nel Vangelo di Giovanni. Chi crede in me compirà le opere che io compio, anzi ne compirà di più grandi. Perché è in noi che si rivela ed è in noi che permane, è attraverso noi che la gloria, che la storia gli dà gloria. Cieli e terra passeranno, dirà lui nel Vangelo, ma le mie parole non passeranno. Questo è il miracolo assoluto. Il tempo e la storia non lo faranno mai scomparire, non lo vinceranno mai. E questa è la nostra speranza. Ma questa permanenza avviene in noi, in noi. Potremmo vedere le opere grandi che lui compie. E ne vediamo, e io ne vedo, ne ho sempre viste. Padre, è giunta l'ora, glorifica il tuo figlio, perché il figlio tuo glorifichi te. Questa è la vita, che conoscano te, solo vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Come dice nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17. Queste parole, che cosa sono? Sono parte della preghiera che Cristo ha lasciato come suo testamento. Quando uno lascia un testamento, che cosa lascia? Lascia quello che ha di più caro nella vita, no? A chi viene dopo. E lo mette nelle mani di coloro che uno ama, a cui il cuore è attaccato. Così ha fatto Cristo, ci ha lasciato il testamento. Capitolo 17 di Giovanni, il suo testamento, che lo ha messo nelle nostre mani, perché siamo noi le persone con cui, che lui più ama. La parola suprema che Gesù ci consegna è la parola gloria. La gloria del Padre è la gloria di questo uomo, e perciò, se noi ne facciamo parte, si riverbera in noi. La gloria di Dio è l'uomo vivente, dirà Sant'Ireneo, è l'uomo che vive. Questo è il senso del mondo, che abbiamo a partecipare alla gloria di Cristo chiedendola come i mendicanti, tutti i giorni. Per chiudere, vi faccio ascoltare un altro canto, ed è questa volta è una lauda medievale del secolo XIII, 1200, antichissima, ma fa parte della tradizione della Chiesa, della storia della Chiesa, e si intitola Voi chiamatelo creatore.